Parole in Movimento è con Carla D'Alessandro. Noi abbiamo questo momento con Carla, una chiacchierata con Carla, ma stasera da un ambiente casalingo ci siamo spostati al centro sociale. Sentite in sottofondo la musica perché in questo posto ci sono tante attività che coinvolgono varie persone con vari laboratori, ma questa sera ciò che ci interessa è parlare con Carla perché riprende i suoi incontri letterari, possiamo chiamarli così, e stasera affronti un personaggio noto ma con tanti aspetti sconosciuti, che è Salvatore Di Giacomo. E io, come al solito, ti do subito la parola, ce lo introduci tu, ci spieghi perché hai pensato a questa figura. A te. Allora, io ho scelto Salvatore Di Giacomo in primis perché ricorrono i 90 anni dalla sua morte, avvenuto il 5 aprile del 1934, e anche perché è un poeta legato a Nocera, in quanto lui sposò in tarda età una nocerina, Elisa Avigliano, ed ebbe con lei prima un fidanzamento lungo e poi il matrimonio, ma fu un amore tormentato e pieno di litigi, da un lato perché c'erano le intromissioni della madre di Salvatore Di Giacomo, e in secondo luogo perché il poeta era molto geloso della donna. C'erano infatti tra loro 19 anni di differenza, e questi sono stati i due punti iniziali. Però io già conoscevo Salvatore Di Giacomo, la sua poetica, la sua sensibilità di poeta, ma non solo, anche di saggista, di novelliere, che diede lustro alla canzone napoletana insieme a Ian Mario, Libero Bovio e Ernesto Murolo. Una stagione della canzone napoletana irripetibile, grazie alla sensibilità di Salvatore Di Giacomo e dei compositori. Ma Salvatore Di Giacomo non è un poeta napoletano, è un poeta, come disse Benedetto Croce nel suo scritto. Di Giacomo rappresentava la parte aulica della poesia, e quindi, pur scrivendo in napoletano, lui attraverso la lingua l'aveva innalzata e aveva reso lirica la parola napoletana, che non era solo napoletana, ma era universale. E quando un poeta riesce a scrivere in modo così alto, con qualunque lingua, è un poeta, non si fanno categorie. E quindi è bello, perché poi Di Giacomo ha una sua sensibilità, pur essendo un borghese, quindi avendo una cultura borghese, lui in effetti riesce a penetrare l'anima popolare e la fa sua. A lui ha un verismo che è un verismo diverso da quello di Giovanni Verga, oppure di Matilde Serao, oppure di Emilio Zola. È un verismo avvolgente, che capisce e comprende il popolo. Infatti, riprendendo quello che tu stavi dicendo, le sue poesie non sono nate come poesie e basta, sono state poi musicate da altri, proprio perché, in virtù di quello che tu stavi affermando, c'è una musicalità che le predispone, per così dire, in modo naturale ad essere appunto musicate. Popolare, anche se era borghese. Infatti c'è una poesia che usa il termine, diciamolo, ostruso, che è riproposta nel film Io speriamo che me la cavo con Paolo Villaggio. Sì. Quindi questo attesta proprio pienamente quello che tu stavi dicendo. Ma c'è da dire una cosa, Salvatore Di Giacomo era molto orgoglioso della sua cultura. Lui infatti le canzoni che gli avevano dato la notorietà un poco non le accettava, era De Maggio, Mare Chiare. Lui un poco si offendeva quando lo fermavano per congratularsi per queste poesie, perché lui era un uomo colto, un uomo che amava il Settecento. Infatti c'è un poemetto che lui ha scritto, La Fissate fa Dio, che può dirsi un quadro del Settecento. Lui amava il Settecento più del barocco, lui non amava il barocco, però dice al tempo stesso la poesia è distintività e al tempo stesso è studio della tecnica, del modus di scrivere. Non è si scrive e vai, no, c'è tanto studio dietro un testo poetico.
su Di Giacomo forse si conosce meno, meglio, i non addetti ai lavori conoscono meno la sua vena noir, perché anche sì, lui era un noveliere nero, uno dei primi forse. Forse, perché lui entrando a far parte dei giornali, lui si occupava di cronaca nera e questo lo portò a scrivere già da giovane drammi, croniche nere e novelle nere. Tanto è vero che i primi, quando lui entrò per la prima volta in una redazione di giornale e portò le sue novelle, i direttori dei giornali non credevano che le scrivesse lui e dovette faticare un po' a far capire che lui non copiava, non prendeva da altri, ma erano sue. Poi non dimentichiamo che ha scritto Assunta Spina, e Assunta Spina è stata riproposta anche, è uno dei primi film muti con Francesca, non posso aiutarti perché non una grande attrice del cinema muto, e che lei fece anche da regista per questa opera, e quindi era un testo di amore e passione. Io ti faccio sempre questa domanda quando affrontiamo dei personaggi: cosa hai scoperto che ti ha sorpreso o particolarmente colpito di Salvatore Di Giacomo? L'amore per la sua città, la grande sensibilità e la comprensione dell'essere umano. Un'altra domanda: cosa, o meglio, qual è la poesia, essendo anche tu una poetessa, ti ha colpito di più? Allora, ce ne sono a me tante, piace, però a me piace poi molto Pianoforte Notte, perché Pianoforte Notte è il racconto di un momento in cui il poeta si ferma e sente dentro di sé, alla fine, quando il pianoforte tace, tutti i pensieri che lui ha dentro. Carla, sono curiosa di ascoltare la tua lezione che inaugura il nuovo anno, per così dire, con un mese di anticipo, cioè 2 mesi di anticipo. Ci vediamo poi sempre su questo filone, sempre da te, prossimamente, per scoprire un nuovo autore. Un nuovo autore. Ti ringrazio e ringrazio tutti quelli che stanno ad ascoltare. Grazie a te.